Mie care, buongiorno, ben ritrovate sul mio canale. Allora, qui di fronte a voi oggi non vedete filati, non vedete ingredienti, vedete un ghiacciolo, quello che si usa per mettere nelle box frigo quando ci spostiamo per andare al mare oppure per fare le compre di carne e quant'altro. Poi abbiamo una brocca nella quale ho messo un po' d'acqua e poi la nostra box frigo, giusto per farvi capire di cosa parliamo. Allora, cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a sostituire le nostre, io le chiamo ghiaccioli, in modo molto pratico ed economico, con qualcosa che abbiamo in casa tutti. Ed è molto, molto comodo perché si possono fare congelare spesso, tanto come lo facciamo con i nostri ghiaccioli. Allora, occorrerà una bottiglia vuota, questa è di 2 litri, e andiamo ad aprire. A togliere il tappo e schiacciare in questo modo. Guardate molto attentamente, non tocchiamo la base, lo facciamo prima qui. Andiamo a schiacciare molto bene. E una volta fatto questo, guardate, veramente molto piatta, andiamo a fare in questo modo con la parte sottostante. Se avete le bottiglie con la base quadrata è ancora più comodo. Guardate, una volta fatto questo, cosa facciamo? Manteniamo con la mano la parte sottostante e andiamo a riempire. Io lo faccio qui, ma dal rubinetto è molto più comodo. La vado ad appoggiare e riempiamo la nostra bottiglia d'acqua. Se avete un imbuto è ancora più comodo. Io ho messo lo sfondo con l'asciugamano di mare. Da noi è un caldo afoso già da 2 mesi e quindi ho cercato di fare questo video perché mi è stato richiesto e mi è venuta in mente questa idea perché io personalmente l'ho fatta a casa. Una volta riempita, lasciate un po' di spazio, premete nuovamente, guardate, premendo giù l'acqua va a salire in modo tale che facciamo fuoriuscire l'aria e andiamo a chiudere nuovamente. Chiudete per bene e una volta fatto questo avete, guardate qui, un ghiacciolo molto più grande. Vedete la differenza? Vi faccio vedere il risultato. Io questo l'ho fatto ieri sera. Vi faccio vedere il risultato ed sono molto comode perché posizionate in questo modo. Vi faccio vedere un attimino come le vado a mettere nella mia box frigo. Guardate, questa è una rettangolare abbastanza grande. Ne metto una giù e questa che abbiamo appena fatto la vado a mettere su in questo modo. Guardate qui, avete comunque la base del vostro della vostra box frigo coperta di ghiaccio. Se volete, la potete mettere anche una o due laterali e una di mezzo litro la potete fare per metterli sui lati lunghi della vostra box frigo. Mantiene bello fresco perché io ci metto l'acqua per andare a mare, quindi vi garantisco, certo non è che può stare 7-8 ore, però comunque mantiene fresco. Ok, miei cari, questo è stato il video di oggi, piccolo, spero per voi utile. Mi raccomando, pollice in su, sostenete il mio canale iscrivendovi e attivando la campanellina giù e riceverete una notifica ogni volta che pubblicherò un video. Io sento già caldo a prima mattina, quindi lasciamo stare. Io vi mando un caldissimo abbraccio e ci rivediamo prestissimo. Mi raccomando, condividete, iscrivete e pollice in su. Ciao!